Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news su Call of Duty Black Ops 3. Iniziate subito a supportare il video con un mi piace ed iscrivendovi al mio canale e quindi partiamo! Con il passare dei giorni non fanno altro che susseguirsi rumors sia sul secondo DLC di Call of Duty Black Ops 3, atteso per il mese di aprile in esclusiva temporale su PlayStation 4 e a maggio su Xbox One e PC, che sul decimo specialista in arrivo. Infatti, come sappiamo, al momento su Call of Duty Black Ops 3 gli specialisti utilizzabili sono 9. Sono presenti nelle nuove mappe introdotte con il DLC Awakening dei primi indizi ed easter egg che svelerebbero le presunte informazioni sul decimo specialista del gioco, che ancora non è stato annunciato. Nella mappa Gauntlet, infatti, che è una struttura di addestramento segreta, sono presenti ben 10 vetrine, ognuna contenente gli elementi specifici di ogni specialista del multiplayer del gioco. Però, ovviamente, gli specialisti del gioco sono 9, le vetrine sono 10, infatti una vetrina è vuota. In quella vuota è presente solamente una carta da gioco da cui è difficile riuscire a tirare fuori delle informazioni, anche se io non sottovaluterei una vetrina più piccola, sempre presente in questa stanza, dove c'è un drone robot. Nella mappa Splash invece ci sarebbe addirittura sott'acqua il corpo di quello che sembra essere il prossimo specialista del gioco, mentre nella mappa Skyjacked, nel piano superiore del VTOL, perché come sappiamo Skyjacked è il remake di Hijacked, che era praticamente uno yacht, mentre su Skyjacked si è ovviamente trasformato il tutto e siamo andati su un VTOL sui cieli di Berlino, troviamo appeso al soffitto un drone con tutti gli elementi strappati e staccati, un braccio di qua, un casco di là e via dicendo. A vedere bene il casco sopra il tavolo ci fa pensare al Warlord. Warlord era il nemico corazzato presente nella campagna di Call of Duty Black Ops 3, che come sappiamo aveva una resistenza elevata ai danni, ai proiettili e agli esplosivi. Come arma utilizzava il BRM e aveva solamente un punto debole, la sua grande lentezza. Questo casco e questo corpo, appunto, nei fondali di Splash farebbero pensare alla possibilità di vedere una sorta di Warlord come decimo specialista di Call of Duty Black Ops 3, anche se non è chiaro con quale arma o abilità speciale. Quello che è certo è che le coincidenze sono tante e ci fanno pensare veramente a questo nemico corazzato della campagna di Call of Duty Black Ops 3. Fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate, ma ovviamente rimanete sintonizzati sul mio canale YouTube e sul mio sito internet, di cui trovate il link in descrizione, per futuri aggiornamenti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.